Un malore stronca la vita al custode del convitto Mario Pagano di Campobasso nel tentativo di spegnere un incendio al portone d'ingresso. È successo questa mattina. Tenta di truffare un'anziana che però, insospettita dalle richieste ricevute, contatta la polizia. Ha arrestato ad Isernia un malvivente campano di 43 anni. Per cambiare il sistema pensionistico nazionale e richiamare il governo a maggiori opportunità occupazionali per i giovani, presidio sindacale in Piazza Pepe. Torna il campionato di Serie D, il Campobasso per difendere il quarto posto ad Ascoli, Lagnone a Recanati, punti salvezza per l'Isernia contro il San Nicolò. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Colpito da malore perde la vita mentre tenta di spegnere il rogo appiccato all'esterno dell'ingresso del convitto Mario Pagano. È successo alle prime luci dell'alba a Campobasso a Domenico Di Maria, al vaglio delle forze dell'ordine, le immagini delle telecamere di sorveglianza. Una bravata finisce in tragedia. I cartoni depositati all'esterno del portone del convitto Mario Pagano che prendono fuoco e la corsa disperata del custode notturno con l'estintore per domare le fiamme. Domenico Di Maria, 58 anni, non arriverà mai sul luogo del misfatto. Le responsabilità e l'agitazione del momento giocano un brutto scherzo. L'uomo si accascia a terra sul viale del convitto, stroncato con molta probabilità da un infarto. Nulla da fare per i medici del servizio 118, il custode lascia per sempre tre figli. Presto gli ultimi dubbi saranno sciolti dall'autopsia, così come disposto dal pubblico ministero Barbara Lombardi. Intanto i vigili del fuoco, accorsi alle prime luci dell'alba su Corso Bucci, spengono le fiamme sul portone del Mario Pagano. Il resto tocca adesso ai carabinieri che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini dalle numerose telecamere di sorveglianza poste nella centralissima area della città. Gli uomini dell'arma potrebbero avere già una persona sospetta che ha appiccato il fuoco, è certa infatti la matrice dolosa. Ma da oggi l'istituto sarà più vuoto, studenti, docenti e collaboratori piangono l'assurda morte di Mimmo, uno di loro. Episodio inquietante e gravissimo, quello che ha causato la morte di Domenico Di Maria e messo in pericolo le vite di 35 studenti e 3 educatori all'interno del convitto Mario Pagano. L'intera comunità scolastica molisana si stringe attorno al dolore dei familiari del custode che con prontezza e coraggio ha chiamato i soccorritori ed è intervenuto per spegnere le fiamme e proteggere gli ospiti presenti all'interno della struttura. Questo il commento del direttore dell'ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini. Si finge assicuratore e tenta di truffare una donna di Isernia. La signora però insospettita contatta la polizia, chiama netta un 45enne campano già con diversi precedenti. Ha tentato di truffare un'anziana di Isernia, ma per un 43enne campano, Salvatore Volgare, con numerosi precedenti, è scattato l'arresto. L'uomo aveva contattato telefonicamente la signora, informandola che l'assicurazione del figlio era scaduta e che per il rinnovo, senza ulteriori problemi, si sarebbero dovuti pagare 4.500 euro. L'anziana, che inizialmente aveva rappresentato al malvivente di non avere a disposizione tale somma, si è vista proporre almeno un pagamento minimo di 2.500 euro da consegnare di lì a poco ad un collaboratore che l'avrebbe raggiunto. Ma a prendere piede è stato il sospetto, così la donna ha contattato la polizia che ha inviato sul posto una pattuglia della mobile. Poco prima dell'arrivo degli agenti in borghese è effettivamente sopraggiunto l'uomo, ma la signora ha preso tempo richiamando il 113. Intuito che qualcosa non stava andando nel verso giusto, il truffatore si è dileguato, ma grazie ad una dettagliata descrizione è stato individuato dalla polizia. I dettagli in una conferenza stampa oggi ad Isernia. Sicuramente, come nel caso di specie, è opportuno immediatamente e tempestivamente contattare i numeri di pubblica utilità 113 e 112, le forze dell'ordine. Sarebbe altresì utile che i nostri anziani fossero meno soli e soprattutto avessero una disponibilità liquida di contanti nelle proprie abitazioni limitata. Sarebbe utile comunque mantenere buoni rapporti di vicinato e quindi chiedere aiuto ogni qualvolta si riceva la visita di persone non conosciute o comunque sgradite.
e soprattutto ricordare che ogni qualvolta si abbia il dubbio sull'identità della persona, vuoi che sia dipendente di una società pubblica, erogatrice di servizi essenziali, vuoi che sia appartenente alle forze dell'ordine, ci sono sempre appunto il 113 e il 112 a rispondere a queste chiamate e pertanto si può chiedere il nostro intervento per identificare e verificare l'identità di queste persone. Soltanto attraverso questi modi di comportamento, diciamo, elementari si può ridurre al minimo il numero delle vittime di questi reati odiosi. Odiosi perché appunto vanno a colpire i nostri anziani e le persone più deboli. Tre titolari di imprese edili nei guai per inosservanza alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla regolarità occupazionale dei lavoratori. I carabinieri di Isernia hanno rilevato numerose irregolarità, contestate sanzioni amministrative a carico dei datori per un totale complessivo di oltre 3.000 euro. È stata anche disposta la sospensione per una delle attività imprenditoriali che impiegava 4 lavoratori totalmente a nero. Il Comune di Campobasso aderisce all'appello lanciato da Amnesty International Italia e dal quotidiano La Repubblica e, come tante altre sedi istituzionali nel Paese, ospita ed espone un grande striscione con la scritta Verità per Giulio Regeni. E questo è un modo, spiegano dall'organizzazione umanitaria, per non permettere che l'omicidio del giovane ricercatore in Egitto finisca per essere dimenticato, per essere catalogato tra le tante inchieste in corso o, peggio, per essere collocato nel passato di una versione ufficiale del governo del Cairo. Delegazioni di pensionati e lavoratori di CGIL e CISL e UIL presidiano la prefettura di Campobasso a sostegno del cambiamento del sistema pensionistico e della necessità di creare il lavoro per i giovani. Come nel resto d'Italia, anche a Campobasso una folta rappresentanza di pensionati e iscritti di CGIL, CISL e UIL hanno voluto presidiare la sede della prefettura in una manifestazione che hanno voluto chiamare Cambiare le pensioni e dare lavoro ai giovani. Io credo che davvero serva una riforma delle pensioni, insomma, dell'uscita dal lavoro in maniera molto ma molto seria. Riorganizzare davvero tutto, ma che abbia una prospettiva per il futuro. Insomma, non si possono fare riforme come quella della Fornero, sì, si possono pure capire le ragioni, però è arrivato il momento di riformare davvero e dare una prospettiva ai giovani che possano in futuro vivere dignitosamente, perché come stanno le cose sicuramente avranno una vita di stenti, e questo sicuramente noi dobbiamo, e perciò noi pensionati, al di là delle nostre problematiche che vogliamo risolvere, vogliamo sicuramente che il futuro sia un pochettino più tranquillo, e quindi ci dobbiamo impegnare su tutto, a cominciare da noi, ma tutti noi abbiamo figli, abbiamo nipoti, e quindi credo che in questa Italia debba davvero cambiare, fare delle riforme che servano davvero, ma che abbiano un lungo respiro e non un corto respiro così per tappare dei buchi. Questo lo dobbiamo fare e noi ci impegneremo, continueremo dopo questa manifestazione di oggi, che davanti a tutte le prefetture. In più ci sono le tre manifestazioni più grandi a Venezia, Roma e Napoli. Continueremo come pensionati il 19 maggio al Piazza del Popolo, dove CGIL, CISL e UIL pensionati si batteranno per una riforma seria. E non ci fermeremo finché questo non avverrà. Si è parlato del piano di viabilità e della necessità di avviare gli appalti per i vari interventi nell'incontro avuto nella sede della Giunta regionale tra il presidente dell'ANCE, i dirigenti sindacali degli edili di CGIL, CISL e UIL, il presidente Frattura e l'assessore Nanni. Resta forte la preoccupazione degli attori del comparto edile, che incassano però l'impegno delle istituzioni ad espletare gli appalti entro la data prefissata del 30 giugno, scongiurando la perdita del 15% dei finanziamenti. Politici, imprenditori e forze sindacali stringono i tempi per cercare di ottenere dal governo nazionale l'allargamento dell'area di crisi complessa anche ai paesi del Basso Molise.
Le attività produttive del Basso Molise stanno vivendo un momento difficile. Presentare al governo nazionale la richiesta di un'area di crisi ordinaria, anche per inserire il territorio sulla costa adriatica, è un passo che poteva essere fatto prima dall'amministrazione regionale. Sul riconoscimento non può in ogni caso esserci oggi alcuna certezza, sottolinea il politico termolese Filippo Monaco. La disponibilità di nuovi benefici sarebbe una boccata d'ossigeno in un tessuto imprenditoriale provato dal perdurare della congiuntura che ha colpito il comparto saccarifero, chimico-metallurgico e dell'industria navale. L'auspicio dell'intero Molise è che il Ministero dello Sviluppo Economico sappia comprendere la situazione reale delle due province e approvare la richiesta di allargamento dei confini dell'area di crisi entro le prossime settimane. Per rivitalizzare il sistema locale e creare nuova occupazione possono essere sostenuti programmi di investimento per la tutela ambientale, turismo e progetti di innovazione. Non si tratta di area di crisi complessa riconosciuta per la provincia di Isernia e la fascia matesina, dove sono localizzate aziende dell'avicolo, tessile e automobilistico, ma di uno strumento più flessibile, rivolto com'è a iniziative imprenditoriali, senza una caratterizzazione produttiva specifica. Ad oggi sicuri di rientrare nell'area di crisi complessa sono 65 comuni, 33 in provincia di Campobasso e 32 in quella di Isernia. In particolare troveranno vantaggi non solo la zona del Matese e Venafrano, ma l'area che gravita attorno ai fiumi Volturno, Trigno e Fortore, il circondario Agnonese e alcune realtà del cratere sismico. Garantire continuità nell'erogazione dei servizi assicurati dalle due province e mettere in sicurezza il personale dipendente. Questo è il senso della riforma raggiunta dalla Regione Molise. L'intesa ha individuato 11 profili professionali per la provincia di Campobasso e 7 per quella di Isernia, ricollocati nella dotazione organica dell'amministrazione regionale. Rita Formichelli, Maria Teresa D'Achille e Cosmo Tedeschi correranno per le elezioni primarie nel centro-sinistra isernino domenica 17. Ho accettato la sfida accogliendo l'invito dei parlamentari del Partito Democratico. Leva e ruta, ha fatto sapere Rita Formichelli. Mi candido per cambiare il destino della città di Isernia, per affermare il diritto alla salute dei cittadini e partire dalla difesa dell'ospedale per garantire lavoro e rilancio dell'università. Domani alle 18.30 all'auditorium del Liceo Classico di Campobasso l'iniziativa dedicato a LEA, un progetto di raccolta fondi da destinare a tutto il volontariato che in Molise si occupa di sostenere ogni vittima di violenza sia fisica che verbale o di altra natura. Un evento promosso dall'Associazione Molise Cultura e dedicato alla testimone di giustizia Lea Garofalo, vittima della 'Ndrangheta. Anche la Chiesa Valdese di Campobasso celebrerà domani la giornata della legalità in via Cavour alle 11 la celebrazione di un culto speciale. La fisica delle particelle nucleari è l'argomento sviscerato oggi al Liceo delle Scienze Applicate di Trivento. A dialogare con gli studenti dell'Istituto Superiore un esperto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli. Vediamo. L'incontro odierno si inserisce nella progettazione didattica di questa scuola che è un liceo delle scienze applicate e quindi abbiamo voluto organizzare questo incontro dei nostri studenti con un rappresentante illustre del mondo della scienza, scienza che come ci ha detto lui produce anche grande tecnologia, grande ricaduta nella medicina, nelle telecomunicazioni, in tanti settori. Ci ha introdotto nel mondo della fisica delle particelle e di tutti i possibili sviluppi, devo dire un incontro molto interessante anche per i nostri ragazzi. Il dottor Bontempo, oltre ai contenuti specifici, alle conoscenze nel campo della fisica, oggi ci ha trasmesso un messaggio importantissimo. Ai nostri studenti ha detto di aprire la mente, di utilizzare la loro intelligenza, di sperare e osare cercare anche un campo di lavoro, un modo per sviluppare le proprie attitudini oltre i confini della nostra città, ma poi per riutilizzare anche queste competenze nella nostra città. Ha detto ai nostri studenti di osare, di immaginare l'inimmaginabile. Alla luce delle nuove scoperte già anticipate da Einstein, quali le prospettive per l'umanità?
La fisica delle particelle ha dato sempre importanti contributi nella vita di tutti i giorni. Come ho fatto vedere ai ragazzi, oltre che scoprire i bosoni e nuove particelle, abbiamo dato sempre spinte per innovazioni tecnologiche che si sono riscontrate nel mondo medicale, nel mondo delle telecomunicazioni, nel mondo di internet, e per l'umanità sicuramente la nuova tecnologia sviluppata al CERN ha trasformato e cambiato in maniera importante il nostro modo di vivere. Lei ha narrato la scienza, cosa si sente di dire agli studenti? Un messaggio molto semplice, di seguire le proprie passioni. Se hanno una passione per un mondo umanistico, scientifico o di tipo diverso, di studiare e seguire queste passioni, che questo sarà il metodo per arrivare ad avere soddisfazioni e gratifiche nella loro vita professionale. Ed il Teatro Savoia di Campobasso compie 90 anni, un compleanno che verrà festeggiato con un open day in programma domani 3 aprile e che vedrà visite guidate dalle 10 fino alle 20 nelle aree mai aperte al pubblico. Un'occasione unica per entrare nella rinnovata struttura, per ammirare da vicino gli affreschi di Arnaldo Delisio, ma anche per scoprire i suoi segreti, le rinnovate attrezzature, la sua struttura Liberty, i ferri battuti delle balaustre, delle finestre, dei balconi e le lampade sul fastigio centrale realizzate negli anni 1926-27. Nel 2015 al Teatro Savoia si sono registrate oltre 36.000 presenze e 138 le aperture al pubblico. Giornata formativa voluta ed organizzata dall'Ordine dei Medici di Campobasso sul tema la relazione medico-paziente, centrale nel lavoro lo speciale rapporto tra gli attori principali del percorso della salute e della tutela della salute attraverso il più corretto dialogo ed una comunicazione ottimale da entrambe le parti. Un convegno necessario, quello odierno, voluto e proposto dall'Ordine dei Medici di Campobasso in direzione della relazione tra il medico e il paziente. Una iniziativa che diventa momento formativo per i professionisti, che rappresentano il punto centrale del percorso di tutela della salute, un percorso che deve tener conto anche e soprattutto della più corretta comunicazione tra i due principali attori del processo curativo e terapeutico, generando un dialogo comprensibile e chiaro tra chi cura e chi della cura ne usufruisce, i pazienti ed anche i loro familiari. Il tutto nella sintonia di una evoluzione storica della relazione, appunto di cura, e l'insegnamento universitario su tale rapporto, il quale, per le sue stesse peculiarità, la cognizione del dolore, della malattia e della morte diventa una esperienza formativa continua per il medico che raggiunge la maturazione personale e professionale nelle corsie degli ospedali e negli ambulatori pubblici e privati. Un percorso che passa anche dall'ascolto attivo e dalla psicologia del transfert, attraverso la comunicazione diretta, usando un linguaggio appropriato a seconda delle diverse situazioni, costruendo un nuovo patto scientifico e morale tra le parti, che tenga comunque conto delle diversità e dei diritti costituzionali sia dei medici che dei pazienti. Una domenica dedicata alle spettacolari fioriture del bosco, quella di domani all'Oasi Lipu di Casa Calenda. Continuano infatti gli appuntamenti nell'ambito del calendario Eventi Natura 2016 attesi a appassionati e famiglie. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Deboli annuvolamenti oggi sul Molise, dalla sera cielo parzialmente stellato. Le temperature odierne sono comprese tra i 10 gradi la minima a Campobasso e 18 la massima ad Isernia. Ventilazione variabile, mare Adriatico quasi calmo. Domattina sulla regione sono previsti ampi spazi soleggiati, valori climatici stazionari o in leggero aumento. Venti sudoccidentali.
Pausa dedicata alle festività pasquali, riprendono nel fine settimana gli incontri di calcio valevoli per la 12ª giornata di ritorno. Vediamo il quadro completo dalla D alla promozione. Fano Avezzano, Amiternina Jesina, Giulianova Chieti, Folgore Veregras, San Benedettese, Isernia, San Nicolò, Matelica, Fermana, Monticelli, Campobasso, Recanatese, Agnonese, Vispesaro, Castelfidardo. L'attuale classifica Serie D Girone F, 68 punti San Benedettese in testa, seguito da 54 punti dal Matelica, 53 Fano, 45 Campobasso, 43 Recanatese, 42 San Nicolò, 39 Jesina, 37 Fermana e Chieti, 35 Vispesaro e Avezzano, 32 Monticelli e Castelfidardo, 30 Agnonese e Isernia, 29 Folgore e Veregra, 24 Amiternina, chiude a 22 punti Giulianova. Per l'eccellenza, l'IFE Pietramonte Corvino, Campobasso 1919, Calcio Dauna, Casalnuovo, Cliternina, Bairano, Treppini Matese, Olimpia Riccia, Montenero, Gambatesa, Rocca Ravindola, Sesto Campano, Termoli 1920, Vasto Girardi, Macchia, Riposa, Il Venafro. La classifica, 62 punti in testa, Calcio Dauna, 59 Treppini Matese, 57 Venafro, 56 Sesto Campano, 54 Vasto Girardi, 43 Alife, 36 Gambatesa, 35 Macchia, 32 Termoli 1920 e Rocca Ravindola, 31 Pietramonte Corvino, 30 Olimpia Riccia e Campobasso 1919, 29 Vairano, 22 Montenero, 20 Cliternina, chiude a 19 punti Casalnuovo. Per la promozione Baranello San Martino, Ielsi, Sant'Eliana, Petacciato, Real Prata, Cerce Maggiore, Castelmauro, Matese, Frentania, Carullo, Spinete, Rocca Sicura, Torre Maiano, Roseto, Campo di Pietra, Riposa, Guglionesi. Infine la classifica della promozione, 63 punti Guglionesi, 53 Campo di Pietra, 52 Frentania, 41 Ielsi, 40 Spinete e Sant'Eliana, 38 Rocca Sicura e Baranello, 36 Roseto, 34 Cerce Maggiore e Torre Maiano, 33 Real Prata, 32 Matese, 31 Petacciato, 26 Castelmauro, 23 San Martino, 21 Carullo. E nella pallacanestro maschile di Serie B2, al termine della stagione agonistica, una tra Venafro e Isernia conoscerà la retrocessione nella serie inferiore. Le due formazioni molisane sono infatti relegate al penultimo posto in classifica a quota 8 punti. Per loro si profila uno scontro diretto nei play-out al meglio delle tre gare. Per gli scontri appunto diretti, il Venafro può contare sulla Bella in casa. Incontro serale al Parlamentino regionale di Via Genova a Campobasso per fare il punto della situazione sull'aspetto legislativo nel delicato settore della disabilità. Ospite la deputata del Partito Democratico Laura Coccia. L'appuntamento è stato voluto dal Comitato Paralimpico Molisano e dal CONI. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.